Io credo che la risposta potrebbe essere molto banale, insomma, però in realtà è quella. Bisogna commettere il minor numero possibile di errori e non mi riferisco solo alla fase difensiva, ma anche a quella offensiva. Quindi bisogna adesso dire di giocare la partita perfetta, sembra è esagerato, però sicuramente bisognerà giocare una partita di grande attenzione dove le percentuali di errori peseranno tantissimo sul risultato. E noi venivamo anche dopo poche ore da quella batosta psicologica che era il 3-3 di Parma, che in assoluto credo che sia stata, sotto l'aspetto emozionale, diciamo, la batosta più dura, insomma, che abbiamo subito, insomma, perché quella era oggettivamente una vittoria insomma, ormai già ottenuta. E quindi c'era anche questo aspetto psicologico, insomma, voglio dire. Ma io credo che non è che bisogna, perché ogni partita veramente fa storia a sé, insomma, perché se noi guardiamo i 10 minuti in cui l'Inter ha colpito tre pali, insomma, allora bisogna preoccuparsi. Se uno guarda invece alle occasioni che abbiamo creato, soprattutto nel secondo tempo, bisogna essere ottimisti, bisogna trovare una giusta misura perché è stata una partita molto molto particolare. È chiaro che quel giorno, come quasi sempre, diciamo così, in queste partite abbiamo dimostrato di avere delle qualità offensive per poter arrivare alla conclusione, e alla conclusione in una maniera, adesso non voglio dire facile, però insomma è pericolosissima per gli avversari. Questo è successo forse per paradosso più di tutti contro l'Inter, insomma, però per altrettanto paradosso è stata la partita dove abbiamo subito più gol. Quindi va riportata un pochino quella partita nella giusta dimensione, insomma. Poi se rientra Sneijder è una soluzione tattica, oltre che, vabbè, tecnica e di personalità assolutamente diversa, cioè talmente importante che così diventa anche diverso tutta la situazione tattica, insomma, di questa partita.